Ci siamo voluti ritrovare questa mattina nei giardini Garibaldi e vi abbiamo convocato per comunicare in qualche maniera il dissenso verso questo ipotetico progetto che sta affrontando il Comune di Taranto di instaurare una statua di 2-3 metri di un carabiniere che rappresenterebbe la presenza statale nella Città Vecchia. Noi ci sentiamo presi in giro quando in Città Vecchia l'alternativa a quei soldi potrebbero essere tante, legate a un aspetto urbanistico, legate a un aspetto igienico-sanitario, legate a un aspetto sociale, a degli spazi, e per cui denunciamo il fatto che per l'ennesima volta il Comune di Taranto, e non è nuovo il Comune di Taranto, è proprio il Comune con tutte le vecchie amministrazioni che hanno avuto questo esercizio, stiano spendendo dei soldi pubblici per qualcosa che non è esigenza della volontà dei cittadini. Per cui rimarchiamo il fatto che se vogliono fare qualsiasi intervento devono interpellare necessariamente di forma democratica tutti i cittadini e le cittadine, perché sono loro gli unici che possono dare indicazioni su come spendere i propri soldi, che tra l'altro sono i nostri, sugli interventi della Città Vecchia. Siamo stanchi che il Comune faccia degli interventi urbanistici, architettonici di maquillage su degli eventi di calendario. Per esempio il 14 maggio ci sarà il Giro d'Italia e il Comune ha pensato bene a asfaltare di nuovo via Garibaldi, ma non l'ha fatto in base a un'esigenza popolare, l'ha fatto solo per fare una bella figura. Siamo stanchi per l'ennesima volta che questa amministrazione, magari stia rivendicando le vecchie amministrazioni per quanto riguarda il dissesto, stia piangendo miseria da quando si sono instaurati al Comune e comunque, malgrado questa miseria, stiano spendendo dei soldi per delle cose inutili. La cosa più allucinante che volevo rimarcare è che qui noi richiediamo ulteriormente la volontà di rispettare un po' le nostre volontà. Non è una protesta contro il simbolo? No, assolutamente, è giusto precisare questa cosa, no? Noi semplicemente diciamo: quanto costerà questa statua? 10, 20, 30, incominciamo a spendere questi soldi per migliorare un pezzo di Città Vecchia, che siano due lampadine, che siano servizi pubblici, che sia riaprire una piazza e restituirla a una vita sociale, culturale, no? Costruendo degli eventi insieme agli abitanti. E proprio rispetto a questo che noi dimostriamo con l'iniziativa che faremo stasera come abitanti dietro alla chiesa di San Giuseppe, che c'è un piazzale abbandonato e circondato da case pericolanti, lo faremo vivere attraverso un concerto di musica tradizionale tarantina. Dimostriamo cosa? Che con niente si riesce a far vivere un territorio, un pezzo di un quartiere, ma farlo vivere appunto dagli abitanti stessi. Pensiamo che il Comune debba seguire questo tipo di indicazione se realmente crede che la ricchezza innanzitutto è quella umana di questo quartiere e non quattro mura su cui qualcuno sta già pensando di farsi i soldi. L'ultimo, uno degli ultimi crolli è quello in Vico Fanuzzi, che sono venuti giù i tecnici. La volontà, oltre a proprio la sicurezza, perché quello è un vico dove i pescatori e gli anziani lo passavano sempre, costantemente, e è già andato bene che appunto non ci siano stati come dei feriti o dei morti, no? In quanto appunto ricordiamo anche che lunedì 12, no, ricade la strage, no? Una strage fatta attraverso il crollo in Vico Reale, dove morì una famiglia, no? di sei persone, no? Quindi su questa cosa specifica perché la denuncia? Perché il Comune si giustifica sempre e agisce solo nel momento in cui c'è un crollo, dice che non ne sapevano nulla delle stabilità di quelle zone, ma veniamo a scoprire grazie agli abitanti che vivono lì, quindi attraverso documentazioni, atti che gli abitanti hanno fatto già denunce, nello specifico di Vico Fanuzzi, i tecnici e il Comune quindi erano a conoscenza dal 2012 che lì era pericoloso. Quindi noi diciamo non vogliamo più aspettare che ci sia un morto o un ferito. Bisogna incominciare a agire, aprire questi vicoli e soprattutto appunto non continuando allo spopolamento della Città Vecchia, che è un processo che dura ormai da più di 40 anni, ma anzi invertirlo partendo da chi ci vive e dando la possibilità, dato che c'è anche un bisogno abitativo nella città di Taranto, a ridargli una vita quotidiana.